Parlando di pallavolo, perché sono tutti negativi i tamponi molecolari cui è stata sottoposta la squadra di Modena Volley della Leo Schuster Perkin-Elmer dopo la positività resa nota ieri del libero Salvatore Rossini e di un membro dello staff tecnico. I due, entrambi asintomatici, restano in isolamento, ma gli allenamenti della formazione di Gianni ora possono proseguire. Il servizio d'apertura di Filippo Marelli, sentiamo. Sono risultati tutti negativi i tamponi molecolari che il gruppo squadra della Leo Schuster Perkin-Elmer ha effettuato martedì dopo i casi di positività del libero Salvatore Rossini e di un membro dello staff, oltre ai 6 casi nel gruppo squadra della Serie B giallo-blu. La squadra di coach Gianni ha così potuto immediatamente riprendere ad allenarsi in palestra e, come da protocollo, giovedì è previsto un nuovo tampone molecolare. Il membro dello staff e Salvatore Rossini restano in isolamento e sono entrambi asintomatici. Sicuramente Rossini non sarà del match in programma sabato alle 18 alla Chioene Arena di Padova, ultima giornata del girone di andata di Superlega. Spazio quindi al giovane Riccardo Gollini, libero modenese doc di 21 anni, cresciuto nel settore giovanile gialloblu e già lanciato in campo da Gianni l'anno scorso nei playoff per il quinto posto e quest'anno sia in Coppa CEV che in alcuni spezzoni di partite di Superlega. Vincendo sabato, Modena confermerebbe il suo quarto posto nel girone di andata. Bruno e compagni vengono da 6 vittorie consecutive, ma non dovranno assolutamente sottovalutare Padova, una delle sorprese del campionato. Formazione giovane, coraggiosa e aggressiva. La Chioena al momento è settima in classifica ed è stata capace fin qui di vincere contro squadre come Trento, Piacenza e Monza.